caucciù. Questo qui come fanno? Dopo faccio vedere come fanno. Gomma a caucciù. Gomma a caucciù. Prova, tira, tutte e due mani voi. Tira forte. Forte, duro, caucciù. Senti l'odore? Sì. Gomma. Oh. Era con te che abbiamo visto gli alberi della donna? No, c'è una puzza terribile. Puzzano. Ieri? Quella che hai visto era cacca di caucciù. Ieri cacca, perché quello è sporcato di legno. Di fuori che casca dentro. Questo qua, filtrato, ma non è migliore qualità. No. Fine di questo migliore qualità, trasparente, tipo colore di Timberland. Questo caucciù puro. Questo è di prima colore di questo. Questo non ci vuole di lavorare. No. E questo è un quina? No, questo qua dopo li vendono un chilo o un euro. Ma è gomma che inquina questa? Gomma, questo per fare Pirelli, Goodyear, Bridgestone. Allora inquina. Viene, da, viene, diciamo, viene dall'albero. Sì, dal latte, dall'albero. Musica thai. Musica thailandese del nord. Lì c'è i cinesi affitta terreno per fare campo, tipo campeggio, per dire dei lavoratori. 1800 di casa sua, da qua. Tutto. Il problema è che noi del posto non vuole lavorare. No. Vuole la vita facile. Non ci vuole lavorare. Quindi loro vengono perché prendono guadagno di meno. E loro, problema grande, bevono, ubriaca. Quindi loro guadagnano 1000 euro, come detto prima, 1000 euro, 5000 euro, 1 euro, mezzo euro, tutti finito bere. Con bottiglia, ubriacano, bevono tantissimo. Noi lavoriamo a caucciù, questo qua è il nostro lavoro locale nel posto, non turismo, non costruire. Pesca, come hai visto l'altro giorno in Baia di Panga a Gisbon, e caucciù, questo albero qua. Caucciù inizia da, in primo posto del mondo, caucciù di dov'è? Che è scoperto caucciù primo nel mondo, paese, Brasile. Inglese è portato da Brasile a Malesia per provare. Proibito, nessuno può fare caucciù una volta, solo inglese è padrone. Thailand è rubato da Malesia per fare l'andro di caucciù. Per oggi Thailand sono in primo nel mondo che esportazione caucciù. Siamo noi in primo, secondo a Malesia, terza, non è l'ultimo a Brasile. Ma gomma e caucciù è la stessa cosa, no? Perché in Malesia c'è l'andro della gomma, ma non so se è uguale. Sì. Caucciù uguale è la stessa cosa, gomma. Semi di caucciù. Eh sì, allora è quello che abbiamo noi. Ce li siamo riportati a Roma. Provate a piantare, non è non cresciuto cresce un più cavolo. Bene. No, non cresce per niente. Perché ormai è passato il stagione. Come questo sta ancora piccolo. Semi di caucciù, però piccolo caucciù c'è già latte. Sì, già c'è. Anche dentro foglia. Dentro radice. Dappertutto come sangue dentro il corpo nostro. Sì. Da piccolo albero, per diventare grande come questo, ci vuole 6 anni. Da 6 anni in poi possiamo lavorare caucciù. Sale corteccia. In 6 anni diventa così l'albero? Sì. Non grande come questo. Questo sarà 23 anni. Quando grande, da 6 anni in poi, possiamo tagliare il corteccia dell'albero solo di notte, mai di giorno. Perché? Dalla mezzanotte fino alle 8 di mattina. Perché di notte non c'è sole, e non caldo, non ci secca, esce di più. Invece se tagli di giorno, massimo 5 minuti, 10 minuti, certo. Ferma. Invece qua, magari mezz'ora, continua a scendere. Un tale solo, guarda un altro taglio. Una persona all'ora cerca 500 alberi a persona. 500 alberi per persona, un tale ogni albero ogni giorno. Appena taglia subito il latte.
dimenticavo sto acciaio. Cioè in pratica il caucciù sarebbe la linfa dell'albero di caucciù, la gomma. Latte. E il latte che c'è? C'è delle unghie a travano. Qui non ci sono sassettini. Gomma. Cioè in pratica quella qui fino qua e questo qua latte. Lo sai perché mettono così non dritto? Per non entrare acqua di pioggia. Quando tagliare bene, continuo a tagliare. Da qua fino a qua forse ci mette 2 anni, 3 anni. Se taglia bene, ricresce la pelle. Si può fare seconda volta perché ricresce e diventa come uguale come prima. Se taglia male, fino a profondo albero, diventa come questo. I tumori dell'albero. Non taglia più. Quindi dopo 15 anni, butta albero. Però se taglia bene, fino a 50, fino a 40, perché ricresce. E un taglio come questo, che taglio è? Di quanto tempo? 2 anni. 2 anni? Fai così, subito diventa gomma. Fai così. Sì, sì. Fai così, subito gomma. Tocca lo elettrofine, c'hai tutto gommato il dito. Tagliato tutti gli alberi, passano a raccogliere il latte con questo secchio. Li portano latte per fare filtro, filtrare. Latte di caucciù buono, non buono dipende quanti vuoti filtrato. Più vuoti filtrato, più puro caucciù, più pulito, più guadagno. Dopo pulito bene il caucciù, loro lasciano duro circa 2 ore, come ho fatto prima con Dido. Li mettono dentro questo campo. Ogni 30 bicchiere, sì, dal latte, dall'albero. 30 bicchiere di latte, vuol dire 30 alberi, sarebbe metà di questo, un po' duro, mettere metà. Questo qua a parte dentro, per mandare via tutta l'acqua. Diventa come tappetino perché questa è stretta. Mettere questo qua seconda volta, più stretta, mandare via tutta l'acqua e portare a asciugare con il sole. Questo puzza, non può toccare, perché... Non toccare? No, no. Ieri è latte bianca bianca. Senti che odore di pesce. Puzza, perché appena lavora, lascia circa 2 ore, porta subito a asciugare con il sole. Diventa colore come hai fatto stamattina. Che fate vedere, sì. Questo qua dopo 1 settimana, prima volta era latte bianca, pesa 6 kg fino a 8 kg, una settimana passata dopo pesa 1 kg solo e costa 1 euro a chilo. Con sole l'altra cosa, se non trovi sole un altro colore. Ora puzza perché non sole. Sembra gomma proprio da masticare. Cacca di caucciù. Sì. Chiamano cacca perché devono portare fare caucciù un'altra volta per mandare via tutti i sporchi. Sì. Oppure per fare altre cose, scarpe, ciabatte, seconda qualità, terza qualità. In prima qualità fanno Timberland. Scarpe, preservativo, elastica, i quanti metri rimani. Il preservativo lo fanno col caucciù? Ruota di una macchina, cosa? Preservativo col caucciù? Per forza, l'attice. Perché natura. Perché con chimica rovina. E i guanti da chiunque, sì? No? Sono di latte. Natura, è più pulita, quindi... Non lo chiami caucciù, lo chiami lattice. Sì, infatti, no, non lo sapevo. Preservativi alla grande vanno. Certo, tra preservativo e pneumatico è diverso, però... Questa parte è caucciù. Questa qua parte è caucciù con sintetico. Questa parte è solo caucciù. Perché solo questa parte? Perché? Questa per forza, perché deve espandersi e ritrarsi con la pressione. Questo è duro, questo è più morbido. Certo. Mettere l'aria. Per mettere l'aria, così si gonfia. Questo qua è duro. Solo cuocio davanti non va bene, si rovina dopo.